Ciao a tutti, sono Barbie Xanax. Giuro, non sono impazzita, però trovavo a tema questa apertura. Oggi volevo parlarvi di Non siamo come James Bond, un documentario di Mario Balsamo. Ovviamente l'ho potuto vedere sempre grazie a Filmscoop, troverete qui un link a tutte le mie fantastiche recensioni su Filmscoop. Grazie mille per tutti i commenti che avete lasciato, sia qui sia lì. Ve lo dico subito, oggi ho dei capelli terribili, quindi facciamo finta di niente, ok? Basta con i preamboli. Questo documentario potrebbe piacervi se amate il documentario indipendente di suoi ritmi oppure il documentario tipico da festival. Ora mi odieranno per aver detto il documentario tipico da festival. Ma soprattutto secondo me potrebbe piacervi se avete raggiunto i 50 anni d'età. Vi spiego. Secondo me quell'età, la stessa dei protagonisti del film documentario, è un'età in cui si fanno un pochino i confronti tra i progetti di gioventù e i progetti raggiunti materialmente, senza rimpianti o delusioni, ma semplicemente per divertimento. E secondo me io non ho potuto capire in pieno questo documentario proprio perché non ho passato, diciamo, quella fase di vita. E se avete quella certa età, non so, state vedendo un mio video, avete visto anche quel documentario, se vi va di parlarmi, se ho visto giusto per questo argomento oppure no, fatemi sapere. Questo documentario ha vinto un premio speciale al 30° Film Festival di Torino. Ok, Torino Film Festival. Scusate, ho detto una parola terribile. So che dopo la parola documentario moltissime persone avranno chiuso il video urlando, cioè no, non voglio sentire. Tranquilli. Il documentario non è qualcosa di statico, è qualcosa che si è evoluto tantissimo. E se pensiamo a documentari uguale Le Iene, La Savana e Il Leone, no. Fidatevi, perché si è evoluto tantissimo in questo, si è diviso in settori, in generi, tanto quanto secondo me la videoarte, qualcosa di esterno al cinema ma allo stesso tempo molto legato. Il film inizia con una spiegazione del regista e protagonista Mario Balsamo, un documentarista, che ci parla di come lui e il suo amico Guido Gabrielli, un editore, avevano il desiderio da giovani di diventare come James Bond. È il 1985, stanno facendo un viaggio per l'Europa, stanno a Reykjavik e vedono un film di James Bond. Da lì gli si apre un mondo, pensano che il mondo dovrebbe essere come quello nei film di James Bond e anche la figura maschile dovrebbe essere un pochino come la sua. Ovviamente la figura di Sean Connery, di James Bond, però era molto ridimensionata, soprattutto quando sapranno che a 30 anni Sean Connery già portava il parrucchino. All'inizio temevo che fosse un documentario su come due professionisti affermati incontrassero il loro mito di infanzia. Per fortuna non è così, ma una chiave di lettura molto più interessante e profonda. È un documentario, un film sull'amicizia, sull'accettazione della realtà. Se nella gioventù tutto ci appare raggiungibile, ad una certa età è anche normale che si fa un bilancio tra sogni e tangibilità delle cose. Il film è molto ironico, quindi secondo me è proprio questo aspetto che non dà il senso di sconfitta nel non aver raggiunto i propri sogni, anche se qui è qualcosa di molto difficile da raggiungere, cioè essere James Bond. Non c'è un conflitto con l'idea giovanile, non è stato un compromesso, ma sono semplicemente strade diverse. Infatti sono molto ironici entrambi gli amici, li vediamo vestire letteralmente i panni dell'agente segreto. Oppure ci sono siparietti molto simpatici, come quando Balsamo chiama Sean Connery per telefono e viene sempre rimbalzato. Quasi sempre. Il film si sviluppa in una maniera molto interessante. Quello che sembra iniziare come un film goliardico tra amici, così che si divertono, in realtà va a scavare riflessioni molto interessanti e anche un pochino cupe, come la morte. Infatti dicono noi siamo mortali al contrario di James Bond. Il fatto è che confrontarsi con una giovinezza, con qualcosa che riguarda quella giovinezza, vuol dire inevitabilmente confrontarsi con qualcosa che ormai è lontano. Mario Balsamo ha sconfitto un tumore, Guido Gabrielli ha sconfitto la leucemia. E Guido chiede all'amico cosa avrebbe fatto se fosse morto. Guido secondo me ha dato veramente delle riflessioni molto interessanti al film, perché vede tutto come un'avventura. Il film, la malattia, i viaggi. Parla addirittura della malattia come un'esperienza spirituale che non va combattuta, ma compresa. Dà al film dei toni propri che sono molto riflessivi, che si compensano perfettamente con il carattere invece molto più autoironico di Mario. Per quanto possa sembrare assurdo, il film è ricco di ottimismo perché i due amici hanno dimostrato molta più forza di volontà, molto più coraggio nella vita reale rispetto a James Bond. La regia dà al film delle tonalità tipiche del tramonto e secondo me è una scelta molto simbolica, soprattutto se collegata ai molteplici discorsi riguardo la morte. Il film, come vi ho detto, inizia come qualcosa di gioviale e poi finisce per diventare qualcosa di molto più profondo. Infatti il regista, in un dialogo con Guido, ammette che all'inizio il film era nato per colmare un vuoto,
ma alla fin fine diventa qualcosa di più, qualcosa di diverso. E si vede sempre la differenza tra i due amici. Se per Mario il film è la vita, per Guido il film non è la vita, è un'avventura. La vita è molto meglio. Nel film c'è un leitmotiv costante, che è la spiaggia. Secondo me è una versione personalizzata di una delle più famose scene di James Bond e di Sean Connery, ovvero la spiaggia con lui e Ursula Andress, l'acme di tutto ciò che rappresenta James Bond. Poi non so, fatemi sapere se avete visto questo documentario, se vi è piaciuto, se siete d'accordo. Ciao!